Alessandro Passaro e dalle Voriccia di Fiorino. Oggi vi vado a spiegare un pochettino l'utilità della carta bullonata. Allora, prima di tutto, la carta bullonata è questa qui, eccola qua. Questa carta bullonata viene usata al posto della carta, diciamo, quella da volantini, quella colorata, eccetera, perché è molto biologica, ovvero che è riciclabile, e poi come dire, ha una capacità di assorbimento molto molto elevata, anche se avete un allevamento umido, diciamo un po' umido, questa carta bullonata aiuta molto a assorbire l'umidità in eccesso che c'è all'interno del vostro allevamento, e così facendo a non intaccare sui canarini, che fa diciamo molto male ai vostri canarini l'umidità in eccesso, sia per le uova, sia per i piccoli, sia per loro proprio in generale. Quindi aiuta ad assorbire l'umidità in eccesso che c'è all'interno del vostro allevamento. Diciamo, assorbe anche, diciamo, quei cattivi odori, diciamo, degli escrementi, perché essendo molto assorbente come carta, diciamo che fa come inibisce questi brutti odori, diciamo così, delle feci. Poi ovviamente, anche se si pulisce spesso, fanno molto comodo, perché sono molto utili e comodi, perché servono comunque, ecco, a catturare l'umidità, a magari ad assorbire diciamo, per esempio, non so se come dire, gli escrementi dei vostri uccelli comunque sono per metà solide e per metà liquide, quindi comunque catturano poi la metà liquida degli escrementi dei vostri canarini, e quindi ha una maggiore utilità. Assorbe anche quando mettete il bagnetto, no? Che comunque schizzano acqua ovunque, e diciamo, questa carta con il suo potere assorbente cattura tutta l'umidità in eccesso, tutta l'acqua, e comunque non vi fa rovinare le gabbie, diciamo così, i fondi. Perché comunque i fondi, ecco, per esempio delle gabbie, queste qua zincate, se comunque l'acqua persiste sul fondo, anche se comunque voi lo andate a togliere, però i schizzi che comunque sono rimasti possono usurare la gabbia, mentre con questa carta assorbente no, perché è veramente veramente assorbente, utile e buona.
Quindi ve la consiglio assolutamente, anche poi se viene ingerita dai canarini, diciamo che non è tossica come quella dei volantini, per dire una carta per i fondi, che a volte vedo in alcuni video che viene molto usata, ma fa molto male, sia perché è molto tossica e sia perché comunque non ha un potere assorbente come questa carta bullonata. Quindi ve la consiglio. Poi, per quanto riguarda il mio allevamento, per chi mi ha seguito, per chi mi ha seguito e mi segue, io diciamo sto a nuove cove, perché purtroppo ho avuto alcuni problemini di acari e quindi ho dovuto disinfettare tutto, pulire, sistemare, eccetera, eccetera. Dopo fatto questo, i canarini sono più tranquilli, li vedo molto più tranquilli e quindi io comunque cerco di controllare sempre nelle fessure qui, nei nidi qua, vedere dentro se ci sono gli acari, nelle linguette, che dire, in mezzo a questi cosetti portauovo. Però al momento non ci sono più, quindi va bene così. Quindi nulla, stavo dicendo, e quindi sono a nuove cove i miei canarini, sperando che questa volta vada tutto per il meglio. Scusate che io vedo sempre se sta registrando. Ok, perfetto, scusatemi. E nulla, quindi stanno a nuove cove. Chi ha terminato e chi deve deporre, giusto per chi mi sta seguendo ora, io uso come alimentazione dei miei canarini la miscela della Pico C4, che contiene, sperando che ricordo tutti i semi, canapa, berilla, scaiola e lino. Poi, in aggiunta, io gli do in questo periodo, che sto ancora in riproduzione, del couscous con pastoncino secco, uovo sodo e Germix. Germix perché? Germix lo uso perché, come ho già detto in alcuni video, però lo ripeto per chi mi sta seguendo ora, che per quanto mi riguarda, avendo una levandoli in una casetta di legno, comunque sono soggetto a un po' di umidità e quindi cose umide del tutto non posso darle come semi germogliati, anzi, o meglio, semi da germinare, oppure le perle. Se avete sentito, sapete cosa sto dicendo. Per chi non lo sa, scrivetemelo nei commenti e io vi risponderò. Quindi, non potendo usare quelli, uso Germix, che sono semi germinati, però sono essiccati, così da non perdere tutte le proprietà. Poi uso il pastoncino morbido, che unisco all'interno del pastoncino morbido, uso l'acede, quindi contiene già uovo, dei semi della salute, che sono un insieme di semi più chiari che scuri, che fanno molto bene all'intestino e proprio al fabbisogno energetico dei canarini in questo periodo. Quindi gli do anche quello, gli do come dire, ecco i portauovo, gli metto un portauovo della miscela con couscous, pastoncino, uovo sodo e Germix, e gli do un altro portauovo con pastoncino morbido, semi della salute si chiamano, e quindi hanno un maggior apporto di energia, proteine e tutto quanto di cui hanno bisogno.
Nell'acqua non somministro nulla, penso sia tutto. Buona domenica e mi auguro che questo video vi sia piaciuto, anche se breve. Invito a iscrivervi al mio canale per chi non è ancora iscritto, di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica, nessun video. E a chi è piaciuto il mio video e per chi mi sta seguendo, di lasciare un like o magari di commentarmelo giù nei commenti, e ovviamente anche per chi non è iscritto. Vi ringrazio a tutti coloro che mi seguono. Il mio canale sta crescendo grazie a voi, quindi questo vuol dire che io sto migliorando, ecco, nel fare i video, che ciò che faccio vi piace, e quindi nulla, vi ringrazio e al prossimo video. Arrivederci.